coltivata col metodo delle coltivazioni biologiche, è un tema che ci sta molto a cuore perché compendia il tema della salvaguardia ambientale e della qualità delle nostre produzioni. E ci siamo insediati, abbiamo trovato un programma di sviluppo rurale che di fatto aveva pressoché speso tutte le somme per la questione biologico, ma abbiamo lavorato, abbiamo rimodulato, abbiamo intanto lo scorso mese di aprile riaperto, fatto un nuovo bando che doveva accogliere le aziende che vedevano scaduto la loro possibilità quinquennale che nacque col bando 2013, quindi avevano finito nel 2018. Prontamente nel 2019 abbiamo fatto un bando che tatticamente abbiamo fatto con una minimale dotazione economica, ma consentiva intanto alle aziende di fare richiesta, e poi come da programma attraverso delle rimodulazioni che abbiamo fatto e che a Bruxelles ci hanno anche autorizzato, abbiamo impinguato questo bando, passando da un bando di totali 35 milioni, invece lo abbiamo reso con una dotazione di 170 milioni. In questo modo mettiamo dentro il biologico tutte le aziende che hanno richiesto e che avevano terminato il precedente impegno, e quindi andiamo a finanziare 3.500 aziende che già in questi giorni hanno preso gli anticipi. Beh, è doveroso sostenere le aziende in un momento difficile perché la nostra agricoltura continua purtroppo a vivere una crisi che è strutturale, che è pluridecennale, ma nel frattempo chiaramente spingiamo e alimentiamo passi in avanti, sostegno per uscire da questa crisi e lavorare all'affermazione dell'agricoltura e del nostro agroalimentare come modello di sviluppo siciliano, come pilastro di un modello di sviluppo che parla delle potenzialità vere del territorio, in questo quindi agricoltura, turismo, agroalimentare e tutto ciò che è nostro e che è eccellenza.